Usso! Esercizi. Sì, esercizi. Fermati. Vieni qua. Oh, amico. Faccia esercizi, amico. Fermati. Fermati. Lascia. Lascia questi esercizi. Lascia questi esercizi. Ecco! I lati di esercizio! Sì, non stati loro, i lati! Ammazzateli! Ammazzateli! Fammelo piangere! C'ho la fame, pure io. Oh, va due, vella un po' qua. Non mi parta la macchina, ma la dareste una spinta. Sarà la batteria. Tra 100 metri sono arrivato. Dai, spingete.
Amico! Amico! Arrivederci al pollo! Fermate! Il pollo è nostro! Amico! Arrivederci al pollo! Fermate! Fermate! Arrivederci al pollo! Arrivederci al pollo che è nostro! Dell'altro! Buono, amico. Amico! Amico, fermate! Eccola. Bernardo, non ti basta tutto quello che hai mangiato oggi? Sei proprio un ingordo. E stasera niente carne, andiamo. Se l'hai mangiato tutto. Manco un osso ci ha lasciato. Per cielo, eh? Per cielo. Ammazza quanto cielo c'è. Che gira un po' la testa. Un pochetto. Pure a me. E la debolezza? No, la debolezza. Come si chiama? La fiacca. La fiacca. Vedo tante palline colorate, come scintille. Tin, tin, tin. Rosse, gialle, arancioni. Verdi, azzurre, come luccichino. Tutte colorate. Rosse, bianche, azzurre. Cosa c'è? Guarda qui, guarda qui. Rosa.
Avete uno stuzzicadenti? No. Politici? Comuni? Siamo così. Semplici. Andate, fingevo di dormire, perché volli con te sola restare. Ho tante cose che ti voglio dire, ma una sola è grande come il mare, come il mare profondo ed infinito. Daram, daram, darà, ti voglio dire, ma una sola è grande come il mare. La 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 la. Era figlio di un cinese, piantatore di lenticchia, si chiamava Piripicchia, Piripicchia del mio cuore. Piripicchia, picchia, picchia, Piripicchia del mio cuore. Anche tu fossi vigliacca, ma forse io bello. Anche tu fossi vigliacca, azzurro ed infinito. La 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 la. Fuori tutte e tre, venite. Che ti voglio dire, ma una sola è grande come il mare. Buonasera, dottore. Ah, maestro, rieccoti qua. Ci risiamo, sei proprio un cliente affezionato. Ma io devo mangiare. Ah, sì, sì, tu vai nei ristoranti, mangi, bevi, ti strafoghi e scappi. E non paghi mai il conto. 60 denunce in 20 giorni. Pranzo, cena e colazione. Ah sì? Ecco. Da tavolaccia, Guerrino, il Toscano, sì. Ringuelli, Campanile d'Abruzzo, sì. E poi ancora Colline Veronesi, La Cofana, il Mandarino Cinese, Piccadilly. Tutti ristoranti di prima, come si deve, eh? Sono i migliori, quelli consigliati. Maestro, un consiglio te lo do io. Paga i conti invece di prendere il caffè e squagliartela. Hai capito? E ora sparisci. Via! Questa è l'ultima volta che ti perdono. Senz'altro. Arrivederci. E questi qui chi sono? Dov'è il verbale? Ah, niente, dottore. Li ha fermati la pattuglia di Marianetti. Intralcio al traffico. Ma noi guardavamo per aria. Guardavamo il cielo. È arrivato il fonogramma? Senti, veditela tu questa cosa. Prendi le generalità e toglimeli dai piedi, va bene? È arrivato il fonogramma? Nome, cognome e domicilio. Domicilio? Sì, domicilio. Dove abiti? Ma un po' di qua, un po' di là. Come sarebbe a dire un po' di qua, un po' di là? Endo capita, un po' di qua, un po' di là. E tu, dove abiti? Di fronte a lui. Commissario, commissario, è arrivato il fonogramma. Che macello. Che macello, che macello, che macello. E manda via questi due morti di fame, che è successo un macello. Vai, vai, vai. Dai, fuori, fuori, su, via, 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 fuori, fuori, che è successo un macello. È vostra questa pasta? Non grazie. Scusi, signore, l'avete ordinato voi i rigatoni al pomodoro? No. L'avete chiesto voi i rigatoni? No, no. Insomma, chi ha ordinato i rigatoni?
Sì, sì, è lui, il maestro, quello che prima magna e poi scappa. Buonasera, buonasera maestro. Buonasera. Ha mangiato? Ha cenato? No, non avevano il salmone mantecato. E poi qui hanno una cucina troppo pesante, troppo condita. A me mi piacciono i ristoranti con una cucina più semplice e più genuina. Questo va bene, maestro. No, 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 questo è macrobiotico. È straniero? No, macrobiotico. Qui mangiano anche in piedi, tutta roba verde. Insalata verde, carote verdi, cetrioli verdi, sedani verdi. Poi, certe diarree. No, non è per me. Maestro, questo va bene. No, no, per carità. Ma neanche questo? No, no, non mi ha soddisfatto. E poi ci sono stato solo 3 mesi fa, troppo presto, non mi riconoscerebbero. Meno male che a Roma ci sono 5.612 fra ristoranti, trattorie, tavole calde. Io ne ho fatti un... Vediamo, Dunque... Ne ho fatte 331. Ne rimangono... A voi a magnà, 5.281. A 2 ristoranti al giorno fanno più di 8 anni. Pensa che fortuna. E dopo 8 anni se può ricominciare da capo. A rotazione. Questo fa per me. Sì, sì, questo è proprio bello. Buonasera. Oh! Che succede? Maestro. E noi? Sia gentile, ci invidia tutte e due. Ma ora mi metto pure a invitare. Via. Ma noi abbiamo fame. Ci facci mangiare. Abbiamo fame. Ci inviti, maestro. Ma vestiti così? Ma via. Abbiate pazienza, questi hanno occhio. E poi come vi invito? Io non pago mica il conto. Io mangio, bevo e poi... Faccio il vento. Lo facciamo in 3 il vento. Sì. Facciamo il ciclone, il diluvio. Basta che mangiamo. Vestiti così. Andiamo. Maestro, ti conviene invitarci? Non posso. Sono i vestiti. Ma ci aggiustiamo, no? Se dava una pettinata, una lavata. Va bene, via. Facciamo una cosa casual, eh? Levati il maglione, te dai la giacca a lui. Veloci, veloci. Te girati la maglietta. Metti davanti e dietro, eh? Bene, veloci, veloci. Fate schifo. No, ci si può andare in questo ristorante, via. Bisogna trovarne un altro. Ecco, l'ho trovato. Mi è venuto in mente. Non è un ristorante di lusso, di prima classe, intendiamoci. Però c'ha una cucina semplice, genuina, pulito. Proprio quello che ci vuole, eh? Venite con me. Vicino alla porta, no. Oh, dai, seduti.
Oh! Oh! Gradiscono? E cosa prendete? Un chilo di spaghetti. A me come lui, un chilo di pasta asciutta. Ci faccia due belle tagliatelle abbondanti. Per me no, io personalmente salto il primo. Mi andrebbe un tourne de Rossini. Si potrebbe avere. Se può fare. E anche voi tourne de Rossini? Ci dia tutto quello che c'è in cucina, porti, porti. Sì, sì, io pure, come lui, uguale. Sono giovane, scherzano. Ci porti un po' di tutto, insomma. Ho capito, faccio io. Come volete la pasta? E subito. Mettete la mano sulla coscienza, il formaggio, l'olio, il burro. Sì, molto condimento. Senz'altro. Oh, senti, oh, oh. È un po' di signorilità, no, non ve ne fate accorgere. Un pochino di educazione, bene. Che si parla così al padrone, quindi si dà per tu. Egli, senta, ma manca molto? 2 o 3 minuti a tempo della cottura. No, perché andiamo un po' di fretta, ecco. Ho capito, è meglio che state zitti, eh. Buonasera. 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 Buonasera, Attilio. Buonasera. Oh, Oste, quanto manca? Come mangiano, se stanno a mangiare tutto. Eh?
Bussa via. Vieni, vattene. Oh mio, e vattene via. Sattene. Te la vanno via. Ma è il vostro quel cane? E chi lo conosce? Via, sa. Cammina. Esci da qui. Cammina via. Bussa, via. Ah. Eccolo. Ma vanno via. No, mamma è stufato, eh. Posso via, brutta bestiaccia. Fuori. Via, cammina, sa. Fuori. Fuori da qui. Via, via, sa. Oh. Mucchio, da chiave. E vedevo se rientra un'altra volta. Tanta la chiave ce l'ho io. Quando dovete uscire, basta che mi chiamate, io apro subito. Se no, sto cane rientra un'altra volta. Chiusa chiave. E adesso? Il vento, il vento. Ma come fanno a far vento? Porca, siamo in mezzo a una strada. E che si fa ora? Accidenti a quel cane bastardo. Da qui non esce nemmeno Mandrake. Cosa si fa? Ecco, dimmi che il cane è nostro. Ormai è troppo tardi. Volete un digestivo? Sì, no, è tutto così buono che è un peccato digerirlo subito. Bottiglia di champagne on the rocks. Auguri, 100 di questi giorni. Troppo buono, non ne bastano 50 comunque, grazie davvero. Mi faccio il conto, offro io. No, per carità. Non ti permetto, non prendo soldi da questo signore, mi raccomando. Ma lei è pazzo, non prenda soldi da questi due.
Questa volta il conto non dia. Ma tu che c'entri? Non la permetto, tocca a me, Ma non mi offendere! Per piacere, ho capito, ottimo. Vabbè. Lei è l'ultimo a pagare. Casomai questa è una questione fra me e lui. Quant'è? Tocca a me, no. Ma come sarebbe, no? Tocca a me, oggi è il mio compleanno, ma insomma, è giusto che offro io, è giusto? E poi alla svelta, perché magari Attilio perde pure la pazienza, no? Sentite, la cosa a me non è che mi riguarda. Io vi do un consiglio spassionato. Fate una cosetta per uno, a Romana. Ma che Romana, Romana. Venga, Attilio, venga. Attilio! Mi raccomando, niente soldi da quel signore, eh? Per carità. Senta, Attilio, siccome oggi è il compleanno del mio amico e vorrei fargli un pensiero, non ha mica un dolce, una torta? È dolce? Mi è rimasto quel pezzo di crostata là. Panna bene? Perfetta. Non ha mica delle candeline, così, tornamento, così, sa? E candeline? Mi è rimasto sto pezzo di candela. Tiè. Benissimo. Panna bene? Perfetto. Senta, però dovrebbe farmi una cortesia. Quando la porta? Può portarla con tutte le luci spente, perché deve essere una sorpresa. Come no? Tu non sei preoccupi. Spegniamo tutto. Grazie. Ma la preparo. Lavoro per niente. Io c'ho freddo. Ci si deve levare questi vestiti di dosso. Bisogna trovare un posto, ragazzi. Di là? Di là?
Qui va bene. Meno male che hanno trovato sto posto. Eh sì, se no come facevamo? Come mi cerute? La prima volta che mi ero fatto una bella magnata. Siamo stati sassi appena 2 minuti. Eh sì, tutta qua roba. 2 minuti. Non ha fatto un tempo manca arrivarci in panza. Sono andati, fingevo di dormire, perché volli con te sola l'estate. Maestro, come si chiamava qua la cosa che vi siete mangiato voi prima? Tornedò Rossini. Torne che? Tornedò Rossini. Tornedò Rossini. Una cosa che si mangiava e non lo sapevamo. Sì, ma pasta asciutta è più buona. Come il mare. E il vento. Il vento. Sì, sì, il vento. Io ho fame, fritto, sonno. Fa bene, hanno a letto digiuni. Thank you.
buone, buone. Sono vegetariano. Davvero. Oh, ecco. Sì. Maestro. Maestro. Eh? Girello. E contro il girello. Poi c'è la lombata. Filetto e contro filetto. Quello uguale. Costata. E pezza. E polpette e gli involtini. Ah, ti piacciono le polpette con gli involtini, eh? Allora oggi vi porto a mangiare a Trastevere. Contenti? Eh? Ieri passando ho visto c'erano degli involtini e delle polpette. Parevano polpette, c'erano viste diverse. Sì, oggi vi invito a mangiare a Trastevere. Sì, ma dopo fa per vento. Ma sì, facciamo il vento. Bella giornata. Oh! Maestro, meno male che l'abbiamo incontrata noi. Ma io questa zona la conosco mica. Chiediamo. Scusi! Oh! Scusi, per andare a Trastevere! Ma dov'è che dovete andare? Per Trastevere, dove si va? Mare in mano, che mi taccognerà proprio me! Levate di torno, levate di porto. Proprio un toscano ci vuole capitare. Questo che cavolo ne serve? Sarà la miene. Eh sì, deve essere per forza la miene. Ehi, per Trastevere, dove si va? Trastevere? Sì, Trastevere. Allora voi andate alla stazione, pigliate il treno del Tocco 50 che vi porta alla stazione Termini e quando siete no, lì... No, ma che tu dici? Potevate prendere la corriera, poi mi scendete in piazza. No, e dovete prendere rapido tu quarta e toppa. A piazza dei 500 prendete il 60 no, anni. No, il 70 il 60 e mi porta proprio a te. E ci sono parlato, lo sapevo. Come te lo ma sono sicuro. Ovvia, sentiti io così. E tu mi devi credere. Tutti toscani. Ma da dov'è Grutti si toscani? Che dici? Ehi, voi, che si fate qui per San Gimignano? San Gimignano. Sì, San Gimignano. Mi viene un dubbio. A me me ne sono venuti due. Eh sì, abbiamo dormito, non se ne siamo accorti di niente. E mo come famo a tornare a Roma? Ma dove stiamo? Toscana, terra di bistecchi alla fiorentina, carne alla griglia, spiedini di salsicce, tutta roba alla brace. Toscana. E i fagioli al fiasco? Pensate che le donne si alzano che ancora è notte. Prendono questi fagioli che sono stati minimo 12 ore a mollo. Li mettono in un fiasco spagliato con un po' d'acqua. Poi ci mettono l'olio buono, salvia, aglio, erbe, odori. E lo tappano con dell'ovatta. Poi lo mettono sulla brace per 3-4 ore. Piano, 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 pianino. Prima ancora che i fagioli siano cotti, assorbono l'olio. Poi prima ancora che siano cotti ci aggiungano ancora un po' d'olio. Sale, pepe e pepe. Tutta roba pesante.
Poggi Bonzi. Polli, bistecche, salsicce, che mangiate? Mangiate? Certe tagliatelle fine, quasi non si vedevano, gialle e rosse. Le faceva Beatrice le faceva certe tagliatelle fine, non sono mai riuscita a vederle, mai, fine, brava. Poi alla fine ci metteva una cosa che sapeva lei, non ha mai detto a nessuno, che gli dava un tocco. Beatrice, polli, conigli, bistecche, uova. E non si potrebbe rintracciare sta Beatrice? Ero troppo vicino, non me lo ricordo, è passato tanto tempo. Sono ricordi, maestro. Maestro, sono ricordi. E ricordatelo. Ma ve la ricordate? Speriamo, certo, sono passati tanti anni. Ecco, qui c'era una montagna e non c'è più. E non c'è più. Non c'è più. Si dovrebbe essere proprio vicini. Sì, mi pare proprio da queste parti. Porcaccia miseria! Ogni volta passo di qui l'acciacco. E c'è ancora. E c'è. Allora è là! Andiamo! Dunque, qual è la finestra? Vediamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. È là, sono sicuro. Beatrice! Oh, Beatricina! Faceva certe fettuccine, ma proprio fine. Poi ci metteva un segreto che sapeva lei, non l'ha mai voluto dire a nessuno. Gli dava il tocco. Oh, Beatrice! 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 Passato troppo tempo. Mi ricordo la lasciai, era incinta. Beatrice. Oh, chi è? Che c'è? Chi è che mi chiama? O che volete? Chi è? Beatrice! Beatrice! La mia Beatricina! Bella Beatrice, Beatricina! Ma come va? Bene, ma io non ti conosco. E sono il maestro io. Va bene, sei il maestro. Ma io non ti conosco. Ma le fettuccine. Le fettuccine? Sì. La pasta. La pasta. Va bene, pasta. Entrate allora. Andiamo. Vieni, Beatrice, vieni. Prego. Cara Beatrice, tu sapessi la strada che ho dovuto fare per ritrovarti. Accomodatevi, sedete. Grazie. Beatricettina, sono contento. Sei sempre uguale. Anzi, meglio. Davvero, sei ringiovanita, eh? E poi ancora incinta, eh? Ma tu chi sei? Si può sapere chi sei? Ma chi ti conosce? Sono il maestro. Il maestro. Io non conosco maestri. Ma come, Beatrice, non tu ti rammenti? Maestro, ma non è che se siamo sbagliati finestra, forse è sbagliato a contare, no? 1, 2, 3,
Uno, due, tre. No, no, sono proprio sicuro che qui le conosco bene. Beh, ma insomma, ma te sei Beatrice, no? E voi siete Beatrice? Io sono Beatrice, ma voi chi siete? Io e lui siamo due amici sua. Siamo di Roma. Di Roma? E che siete venuti a fare a Poggi Bonsi? Ma sapete, affari, commercio. Sì, commercio, commercianti. Sì, andiamo in giro per le fattorie tenute e compriamo tutto, compriamo polli insaccati, bestiame, tacchini, tutto, poi spediamo. Sapete, in Italia ci sono vero, 55 milioni di bocche da sfamare, bene che mangino. Bravi, bravi, e son sicura andrete dritti, dritti in paradiso. Grazie. E poi mandiamo, noi andiamo per le campagne perché qua ci sono ancora delle cose genuine, vero? Le compriamo in blocco, cavalli, pecore, polli, galline, chiocce, galli, maschi, femmine, vacche, mucche, puledri, ossi buchi, vespe. Oh, levami là. Che è? Ok. La tartaruga. La tartaruga, quanto si è fatta grossa. Che bel brodo che ci viene, che bel brodo. Con la tartaruga? Sì, e magari la posso fare anche fritta o col sugo. Anche arrosto, però. Oh, via, datemi la tartaruga, in qualche modo la cucinerò. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna oh. Vegli, vegli, figli miei, siete sempre più di sei. Creature benedette, siete sempre più di sette. Di pazienza ce n'ottanta, siete sempre più di ottanta. Angioletti, non mi pento, siete sempre più di cento. Pargoletti e scintille, siete sempre più di mille. Se vi conto faccio tardi, siete più di ragazzi, due miliardi. Facciamo il vento. Sì, sì, facciamo il vento. Senti, orchestra. Trattoria toscana ai cacciatori, tutto alla brace, a chilometri 5. 5 chilometri. Fra 20 minuti stiamo a tavola, a passo sverto che ci vuole a fare 5 chilometri? Io per un piatto di pasta arriverebbe fino al Polo Nord. Andiamo, vai, si arriva con più appetito, vai! Si mangia, si beve e dopo si fa il vento! Sì, sì, fa per vento, fa per vento! Un tavolo per tre! Speriamo di aver scelto un buon ristorante! E che ce fanno spendere pure poco! Lunga, lunga! Maestro, che cosa ci consiglia? In Toscana non si ordina, porta tutto da sé! Pure il cotto! Maestro, quanto manca? 2 chilometri! Coraggio! Altri 2 chilometri da fare! Chilometro! L'ultimo! E 5! Ma è il ristorante toscano?
Eppure c'era scritto 5 chilometri. Sì, 5 chilometri. Ma mica starà sottoterra, no? Ma porca miseria, no. 10 chilometri. Ma lì c'era scritto 5 chilometri. Sì, ma da quell'altra parte. Siamo venuti nel senso contrario. E adesso? Adesso cosa facciamo? C'è fosse un altro ristorante qui vicino. Deserto. Maestro, cosa ci consigliate? Riflettiamo un momento. E adesso non scappi? Maestro, eccolo lì. Maestro, siamo arrivati. Calma. 15 chilometri. Eccolo lì. Sta lì che ci aspetta. Proprio gli ultimi 50 metri, maestro. 15 chilometri. 10 di là e 5 fino a qua. E vabbè, noi intanto andiamo a mangiare. Poi in caso vi portiamo una pagnottella, eh? No, no, aspettate. Fermi, aspetta. Venga anch'io. Ragazzi, mi raccomando, i toscani non si fidano. Quindi la massima semplicità e educazione, eh? Desiderate? Ma non è il ristorante a cacciatori questo? Pull! Si voleva mangiare noi, si voleva un tavolo per tre. Sì, ma non è ancora pronto! Pull! Fatevi un giretto e poi tornate, la cucina è chiusa! Pull! Ancora un giretto. Ma guardi, grazie, noi aspettiamo dentro, non abbiamo fretta, grazie. Pull! Scusi, buongiorno. Noi vorremmo mangiare qualcosa. È ancora troppo presto, fate un giretto e tornate tra poco. Un giretto? Aspettiamo seduti, è uguale? Se potrebbe avere un acconto, qualche cosa, un piattino di quello che c'è, eh? Ma niente, 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 niente. No. Ma quanta manca? Poco.
ragazzi. Qui a fare il vento è un problema, è difficile. Vedi fuori la strada è tutta dritta, dove ci si nasconde. Questi sparano. Hanno una mira, questi pigliano le mosche nel buio, ragazzi. Sì, ma noi vorremmo forte, sai, a 100 all'ora. Bisogna trovare un'altra scappatoia. Il bagno. Forse nel bagno è più facile. Chiediamo dov'è il bagno. Scusi, dov'è il bagno? Fuori, a sinistra. Ah, grazie, mi volevo dare una sciacquata alle mani. Anche noi? Eh sì, anche noi ci diamo una sciacquatina alle mani. Bene, ragazzi, il cesso esterno è proprio quello che ci voleva. I cessi esterni sono la mano santa. Di qua, diritti, teniamo un mezzo rotto, no, dall'altra parte. Metti là, bisogna scappare subito di là in mezzo ai crocchi. No, no. Prima se vieni in avanti e poi la modella. Ma dopo avessi mangiato tutto quanto. Sì, si mangia. Ehi, ehi voi! Ma chi è? Sto qua, venite. Ma che fai lì sotto? Mi hanno legato con la catena. Chi? I cacciatori. Sono 8 giorni che mi tengono qua. Ma non te danno da mangiare? Sciacquatura. Senti, ma perché ti hanno legato? Che hai fatto? Ho rubato qualcosa da mangiare. Facevo il cameriere, lavoravo qui. T'hanno licenziato? No, mi tengono qui sotto per lanciare i piattelli. Sono 8 giorni. Chissà quanto tempo mi tengono ancora. Quello che c'era prima di me l'hanno tenuto 1 mese e mezzo, solo perché non gli bastavano i soldi per pagare il conto. Le botte che gli hanno dato, coi mestoli, coi bastoni, forchettoni, gli volevano pure sparare. Poverino, solo perché non gli bastavano i soldi. Per favore, siate buoni. Qui sopra c'è la chiave per il lucchetto. Me la date? Così me ne posso andare. E siate buoni, eh? Sennò quanto tempo dovrei stare qui? Me la date? Grazie, grazie. Maestro! Ragazzi, il vento si fa subito, ora. Ma come, prima da mangiare? Questi ci ammazzano. Ma che ammazza, ne ammazza. Si muore stomaco vuoto, sono tremendi, l'ha visto come sparano, via. Ma noi siamo veloci, io ho fame, io rischio. Poi io ho fame, rischio pure io. Non rischiamo. Io no. Ma che tomba fa? Ladro! Discheraggio di letto! T'ammazzo come un bovero, dai! Ma che tu mi rubi? Ladro! Ma che tu mi hai rubato questa siccia? Ma io ti faccio secco, dai! Sputa! Sputa fuori! Sputa! Hai messo in bocca tre salsicce! Sputa! Tre! Una, due, tre! Sputa! O ti faccio fare la fine di tuo fratello. Con te facciamo i conti dopo. Ringrazi Dio che devo servire i clienti. Ladro! Ladro, ladro! Allora, come primo piatto abbiamo pasta di tutti i tipi. Nostra specialità, tagliatelle a tutti i sughi, cannelloni e lasagne. Come secondo piatto abbiamo agnello al forno arrosto, salsicce con fagioli, lombatine, braciole, bistecche, osso buco con fagioli in erba e lupi, e coniglio alla... Oh. E fagiano a modo nostro. Allora i signori hanno deciso? Che prendono? Che prende? Che prendono? Che prendete? Un bicchiere d'acqua. Ma lo sa che forse c'ha ragione lei? Ci conviene fare 2 pasti, così ci viene appetito, perché è un peccato mangiare
tutte queste cose vuole senza convinzione. Sì, sono 5 minuti. Sa, ancora ci abbiamo lo stomaco pieno da ieri sera. Intanto ci tenga al tavolo. A fra poco. Sono andati, fingevo di dormire, perché volli con te sola restare. Ho tante cose che ti voglio dire, ma una sola è profonda come il mare. Minestra. Minestra, minestra. Maestro. Minestra. Bella! La minestra! Ammazziamoli subito. Ma che, siete matte? Per un piatto di minestra. Noi passavamo da qui, abbiamo sentito l'odore e che ne sapevamo? Ammazziamoli noi. Ma non abbiamo fatto niente. Per un piatto di minestra. Ma non sei neanche assaggiata, davvero. Non sei assaggiata. Ma chi l'ha toccato? Ma non è neanche assaggiata. Non litigate, eh? Poi, sinceramente, io non ci avevo neanche fame, non la mangiavo. Strappiamogli le unghie, diamogli fuoco. No, sotterriamoli con la testa fuori. Li facciamo mangiare dalle formiche. No, no, la goccia in testa. Tan, tan, tan. Non li facciamo soffrire così. Uccidiamoli subito e via. Ma, signore operaie... Per un po' di minestra... Era pure sciapa. Sapeva pure che merda. Idea! 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 Bene, brava! Andiamo tutti a farla! Andiamo a farla tutti! Sì! Sì! Ci vanno a far mangiare la merda. Basta che dopo ci sciogliono. Oh, chi? Ma quello là è il cameriere.
Sì, è lui. Cameriere! Cameriere! Buongiorno, come stai? Sbrigate e scioglie, ce n'ho. E te lo vedi, ci hanno legati come salami, dai. Chi va legato? Ma che te frega a te, scioglie, ce n'ho. Ci hanno assalito. Sì, sì, ci hanno assalito. Chi? Ma che te frega, scioglie, ce n'ho. No, una volta ti sei sciolto. Ora vanno legato proprio bene, eh? Sì, ma sbrigate. Briganti? Scommetto che fanno anche derubato. Sbrigate. Quanto ci metti? È duro. Aspetta, pia qualche cosa, un coltello. Aspetta, faccio coi denti. Ammazza che denti, oh! Ce l'ho tutti. Novi novi, eh? E per forza, non dovrà mai. Svelti, svelti, ragazzi! Passami questo! Sì, svelti! Svelti, ragazzi! Svelti, se no ci riappiappano! Grazie per averci sciolto. Grazie a voi per aver sciolto a me. Stiamo pace, se siamo sciolti tutti. Scusate, ho fretta. Faccio tardi, devo andare a lavorare. Bravo, bravo, vai a lavorare. Lavora, lavora. Bel lavoro il tuo. Tu porti la roba e l'altri se la mangiano. No, ma dove vado adesso è tutta un'altra cosa. Il mangiare si spreca, ce n'è a volontà. Che hai detto? Aspetta! Dove sta sto ristorante? Ma davvero c'è tutta questa roba che tu dici? A volontà, tutto, dalla A alla Z. Tutta roba fresca che viene dall'estero. Carni, formaggi, funghi grossi come ombrelli. Frutti di mare, freschi, freschissimi che vengono dall'estero. Pesce che ancora si muove. Che gli mette una batteria? Antipasti che... Che è un peccato a mangiarli. Esatto. E quanto manca? Laggiù. Ma è qui? È qui. È un ristorante questo. Infatti si vede. Hanno apparecchiato per quattro. Buongiorno. Desiderate qualcosa? Ancora no, grazie. Ma non è un ristorante questo? Lo era. 5 anni fa. E non c'è rimasto niente? Sì, sì. Ce n'è per tutte le tasche, tutti i gusti. Questo è il catalogo. Che è il menù? Veramente noi si cercava il ristorante. Il ristorante l'ho chiuso, non si faceva più una lira. Invece con questo lavoro posso ringraziare Dio. Tutta roba fresca, che viene dall'estero. I ristoranti qui non ci stanno più, mi hanno imitata tutti. Hanno fatto tutti come me. Hanno capito che il pasto si può saltare, ma la morte no. Qui devono venire tutti per forza. Ho lavoro fino al collo. Pensate che poc'anzi uno per telefono me ne ha prenotate 5. Queste sono già prenotate da 2 mesi. Sentite che materiale. Tutta noce intarsiata a mano, mugellata. È un mobile. E quest'altra? Questa fa venire l'acquolina in bocca a tutti. Aprite. Aprite. Chi la vede se ne innamora.
Direi che è quasi un peccato usarla. Scommetto che questa è la vostra. No. Chi le fa per vendere. Chi le compra non le adopera e chi le adopera non le vede. Volete un consiglio spassionato? Prenotatevi. No, no, grazie. Ma veramente noi eravamo venuti qui per cercare un lavoro, non per comprare una cassa da morto. Scusate un momento, avete detto che cercate un lavoro? Sì. Capitate a pennello. Seguitemi. Eccola. È leggera, leggera. Poveraccio. Se aveste dovuto incollarvelo qualche anno fa, pesava 90 kg, era un colosso. In pochissimo tempo, pelle e ossa. Neanche 30 kg. Poveraccio, prendetela. Sta 10 minuti, vi faccio strada, seguitemi. Che dici, quanto ci darà? Ha detto che ci faceva un regalo. Basta che ci dà qualche soldo per andare a mangiare qualche cosa, perché io mi sono stufato da star di sempre che c'ho fame. Io dico che sto morto, pesa più di 30 kg. Sì, sì, è pesante, sarà una quarantina di chili questo. No, dai, saranno massimo 28-29 kg. Sì, 28-29 kg, ma non lo senti come pesa? Ragazzi, vi siete scordati la tara, eh? La cassa d'assessore sarà 10 kg, questo è legno d'albicocco, sono legni pesanti. Ma dove sta sto cimitero? Manca tanto. Io quella col motorino non la vedo più. Sarà già arrivata, deve essere laggiù in fondo. Ecco, siamo arrivati, è qua. Questo nel mio cimitero. Scusate! Si va bene di là per il cimitero? Grazie. Andiamo. Qui se siamo persi. Ma dove sta sto cimitero? È di qua. Da questa parte. È qui che continua la strada. Ma di qui ci siamo già passati. Eh sì, è vero. Allora dobbiamo andare dall'altra parte. Io non vedo nessun cimitero. Ragazzi, posiamola, posiamola.
adesso sono 2 ore si cammina. Ci aveva detto, venitemi dietro, sono 10 minuti. Aveva pure detto che ci facevo un regalo. Eccolo regalo. Ci ha fatto proprio un bel regalo. E adesso che ci fanno? Manco sa potemo venne. E chissà compra. I cannibali. Non lo possiamo lasciare qui così, ragazzi. Se dovesse offenne. E mica sa potevo più a tanto così, eh? In fondo chi è? Un parente, un amico? Ma chi lo conosce? Mettiamoci un biglietto sopra con scritto morto smarrito. Qualcuno lo troverà. Fate una buca e sotterratelo. Eh? Una buca? E chi ha fa una buca? I morti vanno messi sotto terra. Ma chi lo dice? In India li buttano tutti nel Danubio. Casomai il Nilo o il Gange, ora non mi ricordo. Ho un'idea. Damogli fuoco come fanno in Africa. Ah, cremato. No, arrosto, una bella fiammata e via. Ci vuole un'usanza un pochino più cristiana, all'italiana. Questi sono metodi esteri. Io me ne vado. Fate come vi pare. Facesse come gli pare. Una tomba antica. Ci avrà 2-3 mila anni, forse di più. Avete visto? Se l'è trovata al posto, ha fatto tutto da solo. Può darsi pure che erano parenti, che ne sai. So contento, hai visto? Si è trovato la compagnia. Copriamo. Sì, svegli. Sì, copriamo. L'avete visto quel piatto vuoto nella tomba accanto al morto? Una volta i morti gli portavano le scodelle con le vivande, la frutta. Ci tenevano. Bella usanza. Una volta bagnavano pure i morti. Era un costume, un rito. Che paglia. Adesso non si mangia neanche da vivi. C'hai fame, eh? Come te ne sei accorto? Che si vede? La fame si sente, non si vede. Come un'altalena invisibile. Va e viene. Va e viene. Quando mangi se ne va via. Quando caghi ritorna. Furba, eh? Sta lì ferma e nessuno gli dice niente. Va e viene, va e viene. Scusate, maestro, qui state parlando con un esperto. Non sono d'accordo che la fame va e viene. La fame è una malattia. Viene e non se ne va più. Sì, è vero, è come un documento, come una carta d'identità, un passaporto. La fame è come l'anima. Che ci lascia dopo morte. Ando sta la fame, se la chiappo me la magna muzzi, ando sta, ando se è nascosta. Sta qua, sta tutta qui dentro. E non esce sta carogna. E non c'è niente per farlo uscire. Basta mangiare. Che? Che se mangiamo? Sta a mangiare la terra. Com'è? È strana. Assaggia un po' questo. Mm.
rigori, è il temporale! Corri, corri, dai! È freddo. Freddo e fame. Io c'ho freddo, fame e sonno. Ci vorrebbe un bel brodo caldo. Magari. Piove acqua. Se almeno si potesse mangiare l'acqua. Ma l'acqua si può solamente bere. L'acqua è stronza. Te dici così perché non hai sete. L'acqua serve. Se non piovesse non crescerebbe l'erba. L'erba la mangiano le pecore, le vacche. Senza l'acqua non ci sarebbe il pane, la carne, la frutta. No, no, è giusto che piova. Cresce questo, cresce quello. Ma poi tutta sta roba chissà, ma non sarebbe più giusto che invece da piove acqua piovesse direttamente carne, pane, sarcici, pasta asciutta. Questo sì che è giusto. Ha ragione. Pensa che bello adesso. Esci fuori, è tutto ricoperto di bistecche, formaggi, prosciutti, polli. Non dico mica uno sperpero. Una cosa giusta. È stato lui. Sta sognando. Se sta a sognare che mangia un piatto di spaghetti. Grande, grande, grande. Gentili telespettatori, siete collegati in Mondo Visione per questa Olimpiade dello Spaghetto. Finalmente sapremo chi è il vero campione, colui che potrà fregiarsi di questo ambito titolo. Sarà il nostro Giovannino o il formidabile californiano in carica da molti anni? I due contendenti si stanno affrontando al ritmo delle 90 forchettate al minuto. Il cuoco e gli inservienti devono faticare non poco per stargli dietro. Ecco che ora parte il 16° chilo di spaghetti. Giovannino lo strappa letteralmente dalle mani dell'inserviente e lo attacca come se non mangiasse chissà da quanto tempo. Invece l'americano suda, non ce la fa più, è in grande difficoltà, ingoia a fatica. Mentre Giovannino è in grande forma, sentite il pubblico come incita il nostro rappresentante. Giovannino, è preparato molto bene il nostro asso della pasta asciutta. È un vero professionista. Arriva il 17° chilo. Il californiano sta perdendo la corona, attacca solo adesso il 16°. Non ce la farà a rimontare. Il 17° chilo è solo per Giovannino, che lo attacca subito con tutte e due le forchette insieme. Formidabile davvero questo nostro asso della pasta asciutta. Scatta ancora con una doppia forchettata laterale, alza mezzo chilo di pasta e ingoia. Sembra una cloaca. Credetemi, gentili telespettatori, mai nella mia carriera ho visto un campione così. È sfondato, l'americano ai crampi, è bloccato, non ingoia più. Formidabile prestazione del nostro campione, destro, sinistro. Per l'americano diventa sempre più difficile rimontare un Giovannino che continua a macinare spaghetti come se fosse acqua fresca. Quella bocca è un'affettatrice, un forno, una cloaca, succhia, aspira, mastica e manda giù. È una pompa idraulica, l'americano, Giovannino ha vinto, Giovannino ha vinto, è il nuovo campione del mondo. L'americano è tutto avvilito, piange. Dopo tanti anni è stato costretto a cedere la corona mondiale al nostro formidabile asso della pasta asciutta. Si è veramente allenato con grande scrupolo, con grande serietà e sacrificio. Incredibile, Giovannino fa la scarpetta, eccezionale. Un gesto davvero campione. Giovannino vuole rilasciare una dichiarazione al suo pubblico. Oh, secondo me sta sognando proprio il contrario. Sogna che non sta mangiando. Sogna che non sta mangiando. Thank you.
5, 6, 7, 8. Centoventitré, centoventiquattro, centoventicinque, centosettantanove, centottanta. Quattrocentododici, quattrocentotredici, cinquecentouno, cinquecentodue, cinquecentotre. Sogna quello che dico io. Sogna che non sta mangiando, sono sicuro. Scommettiamo che sogna quello che dico io. Scommettiamo. Svegliati. Svegliati. Che sogno te facevi? Che te stavi a sognare? Di la verità, Che sognavi? Le rondini. E come erano cotte? No. Volavano. Alte. E io volavo con loro. Grazie. Leggero come sei, volavi sì. Che sogno scemo. Dormiamo, vai. Speriamo che si fa a noi un bel sogno. C'è? Là, chicchirichì. Giorno. Ma che giorno, chicchirichì? Il gallo. Il gallo, e dove sta? Chicchirichì! Cocodè! Chicchirichì! Chicchirichì! Cocodè! Chicchirichì! Chicchirichì? Chicchirichì? Fate con comodo, tanto noi se ne andiamo. Beato a voi che ci avete di questi bisogni. Gildo, marito mio! L'avevo salvato in tempo, è vivo! Babbo! Gildo! Babbo! Gildo, marito mio! Eccolo qua, è vivo! Noi pensavamo che s'andava a fare una cagata. Gildo, perché? Babbo, perché? Perché due non fa tre. Ma che stanno a fare? Gioca del perché? Ma poi perché?
perché questo mondo è un cesso. È beato chi ci può pregare. Dottore, dottore, signora! Dottore, signora! Ecco, dottore, tutto quello che sono riuscito a salvare. Ombrello e cappello. Solo questo. Ombrello e cappello. Perché mi avete salvato? Beh, che dobbiamo fare? Mi pare giusto. Che, ti dispiace? Gildo, lo vedi che c'è ancora della gente buona a questo mondo? Che non è un cesso, come dici tu? È un cesso. Dottore! Signora! Dove siete? Dove siete? Ah. Dottore, il quadro... Eccolo, questo non l'hanno preso. Si sono presi tutto, ma questo non l'hanno preso. Solo questo? Sì, solo questo. Appena un mese fa. E adesso, eccoci qua. Bella famiglia. Si vede che siete ricco, eh? Fino a un mese fa. Questo sono io. Mia figlia. Mia moglie. Il maggiordomo. L'autista. E questa è la cuoca. Signora, signora! Signora! Eccola, la cuoca! Dottore, dottore, ecco, è un galletto. Oh, un galletto. Un galletto? Grazie. Solo questo? Solo questo. Mangia, mangia. Mangia, babbo, mangia. Mangi, dottore. Mangi. Mangi. Mangia. Mangia, mangia, non vi preoccupate. Ci tocca pure incoraggiarlo. Mi sa che se lo mangia pure tutto. 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 Tutto storto. Tutto addosso, tutto insieme. Tasse, tribunali, notai, strozzini. Tutto insieme. In un mese, la catastrofe, la fine. Ma c'è nonno, andiamo da nonno. No, da mio padre no, neanche morto. Non essere così orgoglioso, pensa anche a noi. Se ci è capitata questa disgrazia improvvisa, non c'è da vergognarsi. Noi non chiediamo l'elemosina, è sempre tuo padre, è talmente ricco. Da mio padre no, neanche morto. Ma cosa c'è da essere così orgogliosi? Suo padre abita in una tenuta dove c'è ogni ben di Dio. Solo gli alberi da frutta, le bestie, i formaggi, le uova, ce n'è da buttare via. Per lui darci da mangiare sarebbe come un granello di sabbia della spiaggia. Quanta roba, quanta roba. Ma davvero il babbo c'ha tutta questa roba? È così ricco. Potrebbe dare da mangiare a mezzo mondo. Ma è lontano, ci portiamo noi. No, no e no. No. Da mio padre no. Metta da parte il suo orgoglio. Affronti la situazione. Dottore, dica sì. No. Manco morto. Neanche morto. Dottore, non faccia il tedesco, eh. Se davvero il suo babbo c'ha tutta questa roba, lei ci deve andare. E se non ci vuole andare, ci l'accompagniamo noi, per forza. L'abbiamo salvato una volta, lo salviamo fino in fondo. È giusto. Dottore. 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 Babbo, babbo. Dottore, lo faccia per sua moglie, per quella povera creatura affamata, per i re magi. Babbo, babbo. Dottore. 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 Gildo. Babbo, babbo. Allora? Allora? Lo faccio solo per la mia famiglia. Lo faccio solo per voi. Oh.
Dottore, avvocato, quanto manca? Non molto. Se andiamo svelti, arriviamo prima di sera. Stasera? Ma non ci sarebbe una scorciatoia? Svelti, svelti! Svelti, se no non arriviamo stasera. Svelti, via! Emilia, terra di cappelletti, tortellini, ravioli, ragù alla bolognese e vaffanculo. Tutto, tutto suo. Babbo, tutto quello che vediamo è di nonno. Sì, è di mio padre. Quanta roba. Ragazzi, chiudete l'occhio e quello che vedete è tutta roba nostra. Basta con i soldi! Per lavorare, abbiamo anche buone bocche per mangiare. Vi abbiamo già dato 4 aumenti questo mese. I soldi li sotterriamo, vediamo cosa cresce con i soldi. Sì, sì, seminiamoli, vediamo cosa cresce con i soldi. Tanto lo so che domani ritornerete tutti qui a lavorare. I padroni faranno tutti una brutta fine. Guai se non ci fossero i padroni, riflettete. Il mondo sarebbe un cesso! Bobbo! Eh? E che hai detto? Bobbo! E io sono il fattore! E tu chi sei? Ah, scusate, dov'è mio padre? Tuo padre? E chi è tuo padre? Il marchese, il padrone. Eccoli lì, gli sfruttatori! I magnù! Sfruttatori! Sono quelli che si mangiano tutto! Magnù! Sfruttatori! Lasciateli perdere, questi morti di fame! Andiamo, venite. Allora lei è il figlio del marchese? In carne ed ossa, che non lo vedete? E quest'altri che sono con voi? Sono alle nostre dipendenze. Il maggiordomo, l'autista, la cuoca, il cameriere e... eccetera, eccetera. Sono con me. Dice che è il figlio. Chi è? Che c'è? Ah, stia tranquillo, sono il fattore. Che è successo? Non è successo niente, stia tranquillo. C'è un signore che dice di essere suo figlio. Da dove è uscito fuori? Qual è mio figlio? Quale figlio? Gildo. Gildo. Gildo? Sì, babbo, sono io, Gildo. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 41. 41. Fatti un po' vedere. Psst. Datevi una pettinatina, eh. Babbo? Richiamatelo. Babbo? Shh. Shh. Accomodatevi. Buoni? Buoni! Buoni! Venite, non abbiate paura, fanno così solo perché non hanno ancora mangiato. Venite.
Chi è tutta questa gente? Suo figlio, sua nuora, la nipotina, il maggiordomo, la cuoca, l'autista, il cameriere e... eccetera, eccetera. Tu sei Gildo? 41 anni? Sì, babbo, 41 anni. 41. E adesso cosa vuoi? La stracciatella. Com'è? Buona. Da molti anni che non venivi a trovarmi. Ti è venuta adesso la voglia di vedermi? Sì, babbo. Avevo proprio bisogno di vederti. Bel pensiero. Adesso ti farò mandare una mia bella fotografia, grande. E così, tutte le volte che hai voglia di vedermi, potrai farlo quante volte vuoi. Come ti senti? Bene. Non senti niente? Niente. Niente, niente? Niente, niente. Ah. Niente, no? No. E parla, parla. Babbo. Babbo. Tutto insieme. Tasse, tribunali, strozzini. In un mese la catastrofe. E la fine. La fine. La fine. Spezzatino con patate. Mangia. L'ho mangiato. L'ho mandato giù. Ah. Non hai mangiato, t'ho visto. Mangia ancora. Com'è? Buono. Non senti niente? Niente. Niente, niente? Niente, niente. Gli uomini che erano stati creati nel quarto cielo un bel giorno vollero mangiare un biscotto invece della solita ambrosia che era il loro cibo naturale. Se non che, dopo aver mangiato il biscotto, bisognava andare a cagare. Pregarono un angelo di indicare loro un cesso e l'angelo disse: vedete laggiù quel piccolo pianeta, quel piccolo piccolo, quel puntino. Lì è il cesso dell'universo. Gli uomini ci andarono subito e non tornarono più indietro. Da quel giorno, così, il nostro mondo divenne quello che ancora è. Babbo, che cosa posso fare? Impiccati! Marchese, vostro figlio vi sta chiedendo un piatto di minestra, non un consiglio. Voi state ammazzando un uomo, quasi ucciso. Pietà, 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 vi prego, abbiate pietà. Almeno per vostro nipote. Nonnino, nonnino. Babbo, siamo sangue del tuo sangue. Ancora non ho bisogno di trasfusioni. Pietà, pietà, abbia pietà. Almeno per suo nipote. Nonnino, nonnino. Queste pagliacciate non mi commuovono. Marchese, si commuova. No, non mi commuovo. Sia buono, si commuova. Babbo, commuoviti. Non mi commuovo. No, no. Marchese, si commuova. Si commuova. Non mi commuovo. No, non mi commuovo. Ma che stai a fare? Cerco di commuoverlo. L'arrosto. Non si commuove.
assaggia ancora. Avvelenata! Tutto è avvelenato! È la seconda volta in una settimana che cercano di avvelenarmi! Tanto non ci riuscirete! Maledetti! Assassini! Tanto non ci riuscirete! Assassini! Maledetti assassini! Che vuoi morire? Assaggia questo. Magnodè. Facciamolo assaggiare alla bambina. No, la bambina no, a scemi! È rimasto solo il brodo. È morto. È morto stecchito. È morto. Povero Cristiano. Pensa che rischio si era messo. Rimagnà, poverello. Certo morire così, però. Avvelenato. Poi sembrava così buona. Profumava, hai sentito che profumo? Ammazza quanta roba. Pollo, cacciagione, spezzatino, stracciatella. Ma allora, non sei morto, sei guarito. Ma il veleno non ti ha fatto niente. Ma quale veleno? Quale veleno? Avete fame, No. Ho sentito tutto. Voi avete fame. Ma che imbroglio è questo? Avete fame. Ma dove ci porti? A mangiare. A mangiare? Sì, a mangiare. Venite con me. Su. La mia famiglia. Venite. Sono amici questi. Stanno con me.
mia moglie, mia figlia, la mia piccola nipotina. Lo faccio per loro. Anche loro hanno fame. Venite. Anche l'altra settimana gli ho fatto così. Poi gli ho detto che sono guarito. Finché dura. Ha tanta paura di essere avvelenato che butta tutto. Ma butta proprio tutto, tutto. Tutto quello che avete visto. E dove? Da lassù, dalla finestra della cucina. Ma pure il pollo, la cacciagione, lo spezzatino. Tutto. La faraona però me la mangio tutta io. No, che ti mangi tutto te? Prima i vecchi e i bambini. Sì, sì, ai vecchi e i bambini che dammi il brodo. No, dai, non facciamo gli ingordi, eh? Non fate i maleducati. Prima si guarda, poi si raccatta tutto piano piano, poi si spartisce in parti uguali, tanto per ciascuno. Ma quando è che la buttano giù? Sei sicuro che la buttano qui? Non è che la buttano da un'altra parte? No, qui! Shh. Eccoli! Eccola! Eccola! Ma che? Ma che? Ma che? Ma che l'ha buttato? Ma che? Merda e piscio! Volevate imbrogliare questo povero vecchio di mio padre. Sangue del mio sangue. Bravo, figlio mio. Bravo ad avermi fatto la spia. Guardie! Guardie! Cacciateli via! Via tutti! Portateli via! Babbo, babbo! Gino, marito mio! Ma babbo, ci sono anche mia moglie e la mia bambina. Anche tua moglie e la bambina! Decidi! Vuoi stare con loro o con me? Ma no, loro che c'entrano? Loro sono con me. Scegli! O col sangue del tuo sangue o col sangue degli altri. Deciditi! Vuoi andare con loro o restare qui? Guardie! Cacciateli via! Via, fuori! Via! Cacciateli via! Via! Marito mio! Via tutti! Via! 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 Ombrello e cappello! Giuda! Giuda! Al gallinaio mio mancano 3 polli! Perché 3 polli? E quanti se no? 2 fritture di pesce! Perché 2 fritture di pesce? E quanti se no? 4 teglie di lasagne! Perché 4 teglie di lasagne? E quante se no? Un aperitivo! E perché un aperitivo? E quanti se no? 6 porchetti! E perché 6 porchetti? E quante se no? Tutto il porchettaro! Maestro, maestro, avete perso! Tutto il porchettaro, siete voi! Maestro, avete perso! Ma che è? È un animale. Una lepre, un coniglio. Un pennuto. Uno struzzo. Un fagiano, un tacchino. Come se lo cuciniamo? Prima pensiamo a catturarlo. Circondiamolo. Piano, piano. Pronti? Via! Che è? Che è? Porca miseria, è un gatto che ha preso un topo. Sono andati fingendo di dormire.
Senti un po', ma tu ci credi ai cannibali? Eh? Ci credi ai cannibali? No, non ci credo. E no, non ci credo! Ma via qua, un mozzi da solo, piccolo piccolo! Avete pescato niente? Io non pesco. Ma non sei un pescatore? Sono un ladro. Ladro? Allora ti serve una mano. Magari, è tanto pesante. Noi siamo qui apposta. Su ragazzi, aiutiamo. Chiedela. Prendete sotto. Vieni qua, tu prendi sotto. Quanto pesa? Ma che ci sta dentro? Roba buona. Ma che si mangia? Speriamo. Speriamo che sia piena di pasta asciutta. No, non sbattete, potrebbe darsi ci sia il brodo. Piano, piano ragazzi, piano. Non sbattete, piano. Chi ci starà dentro? Chi ci starà? Ma suona! La cassa suona! Sì, da qua dentro, c'è un'orchestra! Ma che non fa? Mettetela giù, piano, piano. Gioco. Si è fermato. Non gioca più. Andiamo ragazzi, andiamo. Che scemenza. Ah, ladro! Ladro, dove vai? Dove vai, ladro? Allora non ci credi ai cannibali? No, no, non ci credo! E a lei, signora, qual è il colore che le piace di più? Ma da bambina mi piaceva il bianco o il giallo. Sì, è vero, alle donne piace sempre il bianco, il rosa. Il giallo, l'azzurro delicato, il celeste. Sì, è vero, invece agli uomini piacciono i colori forti, molto conditi. Siete impazziti? Stanno lì che ce l'ho più fame di me! Sì, sì, sono più fame da lui!
Ma guarda che prepotenti! Loro sì o no, io non devo avere fame! Anche io ho fame. Io per educazione non dico niente, sto zitta. La mia fame non l'auguro proprio a nessuno. Mamma, mamma, io ce l'ho fame. La mia fame si può tagliare con il coltello. Ma state zitti! Ma che avete fame pure voi, mo? E io c'ho più fame di tutti e basta! Insisti! Oh, ma che fate? Litigate che ha più fame, che danno un piano a chi vince? No, è una questione di principio. Ma che fine principio, che fine principio. La fame non si misura. La fame è come l'onda del mare, l'hai vista? Viene e ritorna. Viene e ritorna. Dopo un digiuno viene e dopo, quando non mangi, ritorna. E poi la fame è un'impressione, ecco. È un vizio, un'abitudine, è un'illusione. Basta non pensarci. Ecco, sì. Bisogna pensare a un'altra cosa. Alla pasta asciutta, per esempio. Non ci pensate. All'abbacchio. Niente, non ci dovete pensare nemmeno all'abbacchio. La fame è un'impressione. Le posate. I signori desiderano? Un tavolo, per favore. Pronti? Accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Benvenuti, signori, alla trattoria del verme solitario. Oh, grazie, molto gentile. Prego, prego, signora. Sì, sì, certo. Io prendo questa. Questa sedia è per la signora. Grazie, tenga. Ne do una anche per la bambina. Mettiti qua vicino a mamma. Accomodatevi. Qui è pronto, bolle tutto. Padelle, pentole. Le posate, ecco per lei. I signori che prendono? Vediamo. Che prendiamo? Tu che mangi? Non so. Che c'è di buono? Ho capito. Ci pensa lo chef. Posso consigliarvi? Sì, sì, ci consigli lei. Affidatevi pure a me, penso a tutto io. Nell'attesa i signori gradiscono un aperitivo? Ah sì, grazie. 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 Buono. Ostia, buono, buono davvero. Però io veramente lo conosco già, l'ho bevuto altre volte. Non è possibile. Questa è una specialità del verme solitario. Se non avete appetito, questo ve lo fa venire. Vi apre lo stomaco. Buono, è vero, fa venire fame. Un languorino. Chi è che ne ha bevuto bene? La bambina. Lei non beve mica. Allora me lo bevo io.
Per favore, mi sposta quei fiori. Certo. Grazie. Oh, cos'è tutto questo? È un'insalata di aragoste cotta alla Court Bouillon. Ah. E tutta quella roba intorno? Sedani, carote, cipolle, piselli, fagiolini, uova sode. Perché non lo vedi? Sì, sì. Ecco qua. È poca. Eh no, amore, se mangi troppa di questa roba, dopo non mangi tutte le belle cose che ci portano, eh? Pronti i crostini di sardine alla bretone! Brucia! I crostini alla bretone! I crostini alla bretone! I crostini alla bretone! Anch'io, mamma, anch'io! Ecco, prego, buon appetito! Grazie. Ma vedo del limone qua dentro. Ma è solo per ornamento. Lo assaggi, lo assaggi, lo assaggi. Così. Ma io non lo sopporto proprio il limone. Pronti gli spaghetti alle vongole gamberi? Spaghetti alle vongole ai gamberi! Buoni? Tenga. Ehi, via! Prego. Grazie. È da ragazzini che non mangiavo più così bene. Anch'io. Il meglio è rimasto qui. È l'ultima forchettata quella che conta, la migliore. Raccoglie tutto il condimento. La vuole lei? No, grazie, grazie. Basta veramente, io non ne posso più. La voglio io, la voglio io. No, basta, Francesca. Ti fa male, non t'ho mai visto mangiare così. Oh! Pulisci di qua. Pulisci. Sei sporco di sugo, non vedi? La. Oh. Ma che cos'è? Adesso ce lo diranno. Balena alla fiamma! No, loup flambé, spigola alla fiamma! No. Ecco! Là! Ma, si è spenta la fiamma? Sì, sì. Ma che, non lo vedete? No, che c'entra? Lo chiedevo così, per sicurezza. Che pescione! Certo, si vede. Quanto che è fresca, grande. È freschissima. A me la testa! Mamma, a me che profumo! A me il pesce non mi piace. Io il pesce non lo voglio. No, tu il pesce lo devi mangiare perché ti fa molto bene. Bocca mia, bocca tua. Qual è più bella, la mia o la tua? La tua! Sentite che roba! Sta cuoca è proprio brava, eh? Sì, sì. Queste spine le odio. È un'abitudine. Ogni volta che mangia tanto si addormenta. Senta, mi potrebbe passare uno stuzzicadenti? Grazie. Prego. Che prendete ancora? Frutta? Dolce? Un caffè? Basta, basta, sospendi, non porterà più niente. Mici, micetti, avete sentito l'odore della spigola, eh? Aspetta.
Guardate un po' quelli. Stanno mangiando, stanno. E beh, anche loro hanno diritto. Noi abbiamo mangiato fino adesso. Volete favorire? È pasta asciutta, eh? Che non la vedi? Sì, sì. Ne prenda un piatto. Assaggiate un po' questa pasta. Com'era? Buona, buona, più buona di quella di prima. Scusa, Vuoi un goccetto di vino? No, no, basta. Questo vino è fortissimo. Ah, adesso ci vorrebbe proprio una bella sigaretta. Le faccio N. Sì. Venite a vedere che bel mare. Tutto deserto. Non c'è nessuno. Beh. Non ho mai visto un mare così bello. Oh, ma sta a magnà. È il ladro, quello da prima. Oh. Sta a magnà, ha trovato qualche cosa da buono. Correte, via, correte. Ladro, ladro. Ladro. Oh, l'ho visto prima io. L'ho visto prima io. Thank you.
Oh, ma che siamo arrivati all'osso? Ma qual è osso? Ma questo è ferro. Ma che? Che è? Gli animali. 10! Undici! E 12! Dispiace. No, ma niente, io sto bene. Maestro, anche a voi vanno messo quel tubicino dentro il naso che vanno sfogato tutto lo stomaco e che faceva blu 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 blu. Ah sì, la lavanda gastrica. Ci hanno lubrificato. Questa è la scienza. Il sistema per svuotare lo stomaco l'hanno inventato, ma quello per riempirlo, niente. Oh. A me l'antropomme menano per farmi uscire la roba. Erano un quattro, spignevano. Ma hanno fatto uscire per forza. Ma hanno girato, rigirato. Io non volevo rivomitare. Peccato. Rigetta, mi diceva. Rigetta. Vaffanculo. Sì, ma se non ti levano la roba dallo stomaco si muore, sai? Ma che c'ha presso? Che è qua roba? È la flebo, serve per nutrirlo. A me mi sembra un orologio acqua. Cor'è? E adesso. Fai preciso, eh? Come la pensi? Come la pensi? Così. Io? Come lui. E tu come la pensi? Io? Come te. Come me. Anzi, pure meglio di te. Salute. Salute. Grazie. Lo sapete da stamattina quante persone sono morte qua dentro? No, quante? Due. No. Quattro. No. Sei. Sette. Otto. Più di 8? 81. Permesso, permesso. 81. E prima che questa sia vuota, quanti?
arrivano qua dentro. Ragazzi, si fa il vento. Perché aspettiamo? Sì, sì, sono perfetto. Se volete salvarvi, salite tutti sulla mia zacca. Io muto. Si salvi il cuore. Vengo pure io. Anch'io. Andiamo sulla zacca. Dietro. Ma dove si va senza ombrello? Avanti, avanti. Non c'è niente di più bello di una lunga camminata. Dove ci portate? Dove andiamo? La Terra è grande. Ha una superficie di 510 milioni di chilometri quadrati. Ma che si dobbiamo fare tutti a piedi? Su, presto, che dobbiamo andare di là. All'estero! 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 Siete affamati. Volete essere saziati? Allora venite con me. Dove? Dobbiamo andare laggiù. All'estero. All'estero. C'è l'aria buona. Venite, venite con noi, venite di là. Pane, orzo, farina, grano turco, pasta, riso, zucchero, patate, rape, cavoli, carote, fagioli, piselli, insalate, cicorie, pomodori, broccoletti, spinaci, fagiolini, funghi, e poi carne, carne di bue, carne di maiale, carne di pecora, di capra, anitre, oche, galline, tacchini, faraone, conigli, lepri, quaglie, e poi uova, migliaia di uova, e poi prosciutti, salami, salsicce, cotechini, bresaole, mortadelle, lonze e formaggi, taleggio, grana, caciotte, provoline, pecorino, scamorze e mozzarelle, una montagna di mozzarelle, e pesce, tonno, triglie, telline, salmone, pesce persico, orate, spigole, baccalà, e anche la frutta, frutta dolce e caffè. Dove andate? Andiamo con loro. Ma loro dove vanno? Vanno con lui. E lui dove va? Di là, dice che si sta tanto bene. Venite, venite.
amico. Sì, sì. È proprio lui, è amico. Amico! 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 Vieni, vieni, vieni. Hai visto? Anche lui l'ha pensata come noi. Sì, sì. Hai visto? Anche lui l'ha pensata come noi. E ora? Che fa? Dannamo. Laggiù. Ma dove ci hai portato? Che cazzo ne so!